le coste non sono sempre state come le vedete oggi. 125.000 anni fa, io ero alto circa 7 metri di più. Poi le temperature cominciarono ad abbassarsi e io con loro. Trasportata dai venti, potevo quasi sentire la voce dei ghiacciai che diventavano sempre più spessi. 20.000 anni fa, ero addirittura 140 metri più basso rispetto ad oggi. Com'era bella la terra che vedevo. Ampie piane costiere tappezzate di artemisia ai piedi delle colline del Gargano, punteggiate di grotte carsiche scavate in milioni di anni, dove vivevano i primi umani. Entravo nella grotta dei cervi di Porto Badisco e contemplavo quelle figurine danzanti o le scene di caccia. Poi, di nuovo caldo. Ho finito per sommergere tante cose. Le piane e le cavità in cui mi piaceva insinuarmi, ma anche le sorgenti d'acqua dolce che stavano lungo la costa. 7.000 anni fa mi fermai e gli umani costruirono villaggi costieri nei luoghi più difendibili, come lo scoglio del Tonno o la penisola della città vecchia di Taranto, presso Torre Guaceto e Santa Sabina, a nord di Brindisi, a Scamuso, a sud di Bari. C'erano ancora delle grotte cui mi avvicinavo e che servivano da riparo, come a Paglicci, vicino a Vieste, o la Grotta Romanelli, vicino a Castro. Erano sempre di più gli umani. Già nell'VIII secolo avanti Cristo cominciarono a nascere porti e città costiere attorno a cui fioriva il commercio, che si sarebbero ingranditi coi Romani e nel Medioevo. Col tempo li ho sommersi tutti, come l'area portuale e la necropoli di Egnazia, fra Monopoli e Fasano. Al posto delle città ho permesso la creazione di ampie lagune e stagni costieri, come quelli della Piana di Lesina o di Manfredonia, delle aree di Torre Canne, Torre Guaceto, Punta del Cavallo, Cesine lungo l'Adriatico o Porto Cesario, Palude del Capitano o il Mar Piccolo lungo lo Ionio. In questi luoghi gli umani vengono poco, ma non sono solo. Tante specie animali e vegetali mi tengono compagnia.